potenze di forza che Bauer avrà risparmiato per esprimere in questa. Qui dovrebbe essere l'ultimo chilometro. Ultimo chilometro di uno tra i più combattuti, tra i più avvincenti campionati del mondo. Al comando il belga Claude Criquillon e il nostro Maurizio Fondries. Ecco il triangolo dell'ultimo chilometro di questo campionato del mondo che si sta concludendo a Roncio, un campionato del mondo che era iniziato con due record, quello della partecipazione di 166 eventi e quello delle nazioni presenti 26. Una fuga iniziale del lussemburghese Enzo Mezzapesa, rimasto al comando per 90 chilometri, poi all'attacco Bontempi, ecco che arriva Bauer al comando, Bontempi, Bugno, poi quando tutto sembrava ormai risolto, gruppo nuovamente compatto a due tornate dalla fine, sono 274 i finali, 13 km e 700 per giro da ripetere 20 volte. All'ultimo giro scatto di Criquillon, Fondries prontissimo a lanciarsi nella scia del belga ed ora uno sprint a rallentatore, nessuno dei tre ha il coraggio di partire in questo arrivo che negli ultimi 800 metri ha un dislivello di 40 metri. Sulla sinistra Bauer, evidentemente Fondries teme più Bauer del belga, si volta per controllare quanto avviene alle sue spalle. Siamo a 375 metri dalla conclusione finale del campionato del mondo, 55esimo della serie, con Bauer, Criquillon e tre ancora il coraggio di lanciare lo sprint. Ecco Bauer, scatta il canadese Bauer, quarto al Tour de France in questa stagione, si è imposto nel trofeo La Iguaglia, ha vinto. Ecco che passa Criquillon, c'è stata una sbandata incredibile da parte di Bauer ed è Fondries che vince, Maurizio Fondries, campione del mondo.